In un connubio che lega professione e ricerca, nello stesso refettorio che ospita la farmacia Navarra, sono raccolti strumenti scientifici di valore storico che provengono dall'Istituto di Chimica Farmaceutica e dalla collezione di Mario Guarnieri. Insigne docente che nella seconda metà del 1900 diede grande impulso alla chimica farmaceutica ferrarese. Ferrara istituì la Cattedra di Chimica Farmaceutica nel 1801, fra le prime in Italia, affidandone l'incarico ad Antonio Campana. Autore della celeberrima farmacopea. I primi laboratori erano collocati a Palazzo Paradiso, al tempo sede dell'università, e all'Ospedale San Carlo e Sant'Anna. A fine Ottocento si spostarono in Via Scandiana presso Palazzo Schifanoia e annessa Palazzina, per poi arrivare all'inizio degli anni 90 del secolo scorso nella sede attuale che si affaccia al chiostro. La collezione comprende strumenti e materiali legati alla ricerca, in particolare sintesi peptidica e di eterocicli, e alla didattica, analisi quali quantitativa dei medicinali e tecnica farmaceutica. Si tratta di alcune centinaia di pezzi databili da fine 800 agli anni 70 del Novecento, strumenti e vetreria soffiata, prodotti e materie prime di uso fondamentale per la chimica e la tecnica farmaceutiche.